Ancora insieme in questo sabato mattina. Allora, io non so se la regia mi può aiutare, se abbiamo pronto Fra Francesco in collega. Ecco, lo vedo nel nostro LEDwell, il nostro inviato d'eccezione. Buongiorno Fra Francesco, ben trovato. Buongiorno, pace bene a tutti. Pace e bene. Allora, Fra Francesco è a Foggia, nella mensa dei poveri intitolata a San Pio da Pietrelcina. Questa è l'altra esperienza che vi vogliamo raccontare stamattina in vista della giornata mondiale dei poveri. Prima di farvi ascoltare il video di Fra Matteo Lecce nel quale ci spiega il senso e l'attività di questa mensa dei poveri nel convento dell'Immacolata di Foggia, ecco, l'avete già visto, presentarvi Fra Francesco Bottalico, che è un giovane diacono della provincia religiosa di Sant'Angelo e Padre Pio da circa un mese e mezzo, ed è chiamato a vivere i primi passi del suo ministero in vista dell'ordinazione sacerdotale, del ministero diaconale, proprio nella mensa dei poveri. Allora, Fra Francesco, io ti chiederei di spiegarci un po', di darci anche la tua testimonianza di diacono al servizio dei poveri nella mensa intitolata a San Pio da Pietrelcina a Foggia. Ecco, allora, innanzitutto voglio ringraziarvi per questa possibilità e posso subito dirvi che per me non c'è stata grazia più grande di quella di ricevere, di poter, ecco, svolgere questo servizio diaconale qui in mezzo ai poveri. Noi adesso qui siamo nel pieno delle attività, adesso iniziano ad arrivare alcuni fornitori, poi tra un paio di ore inizieranno ad arrivare anche i fratelli più poveri che hanno bisogno, di essere saziati nella loro fame, nella loro sete. Ma la cosa che mi sono cioè, la cosa più bella di cui mi sono accorto è che oltre al servizio di primo soccorso, quindi di poter alleviare la fame e la sete, vedo che c'è bisogno di sfamare soprattutto e prima di tutto la mancanza di affetto, la mancanza di ascolto, anche ecco, stare accanto a questi nostri fratelli più piccoli, più poveri, per ascoltare tutti i loro problemi familiari, i problemi di difficoltà di inserimento nella società. Quindi, purtroppo, malgrado, ecco, posso anche dirvi che la povertà sta aumentando a dismisura, e questo dovuto anche alla questione del caro bollette, che sono una conseguenza immediata della guerra. Quindi, davvero, da una parte per me è una grazia, perché posso vivere questa bella esperienza di servizio. Però dall'altra parte, ecco, sarebbe buono non viverle e non dovrebbero essere Certo, presenti chiaro. queste disgrazie, purtroppo. Senti, Fra Francesco, ieri noi ci siamo sentiti al telefono anche un po' per concordare il tuo intervento, per anche essere mirati su quelle che devono essere le tematiche che tu quotidianamente tratti. E tante volte, ecco, noi sentiamo che i fruitori delle mense dei poveri, e nello specifico di quella di Foggia, possono essere gli extracomunitari o comunque persone, passami il termine, già per certi versi emarginate dalla società. Ecco, però questo è potremmo dire, una teoria che non sta più in piedi, perché ormai sono tantissime anche le famiglie italiane che hanno perso il lavoro e che si rivolgono a voi. Potremmo dire che la mensa dei poveri raccoglie un po' tutte le fragilità di qualsiasi nazionalità, ecco, si parli, e che è davvero un presidio importante di aiuto nella città di Foggia, nello specifico. Sì, allora io posso dirvi, è un mesetto abbondante che faccio parte di questo bel servizio e ho potuto notare che se una buona metà delle persone, dei poveri che vengono, sono tutti migranti, extracomunitari, l'altra metà purtroppo adesso fanno parte sono tutti nostri connazionali, dai bambini, da alcune famiglie, pensionati, anche delle situazioni anche di famiglie dove sono presenti dei divorzi, quindi Neanche gente che magari, davvero ecco, Fra Francesco, che magari purtroppo è nostro non avrebbe mai malgrado. pensato di rivolgersi ad una mensa dei poveri, ecco, per essere ancora più specifici. Prego. Sì. Oltretutto, ecco, molti ci dicono che ce ne sono tanti altri che non vengono per timore, per vergogna, cioè capita e può capitare che spesso il vicino che c'è accanto, nello stesso condominio, nello stesso quartiere,
c'è il povero che ha bisogno proprio del pasto caldo e noi non lo sappiamo. E quindi questo complica ancora di più, perché, ripeto, la questione della povertà è prima di tutto sulla materia prima, quindi sui pasti caldi, ma c'è povertà di relazioni, povertà di affetto che è ancora molto più grave. Allora, Fra Francesco, ti chiedo la pazienza di aspettare 5 minuti, perché adesso vediamo il video con Fra Matteo Lecce, che ci spiega un po' in cosa consiste l'attività della Mensa dei Poveri San Pio da Pietrelcina nel convento dell'Immacolata di Foggia. E poi ci risentiamo per un saluto finale. Ascoltiamo Fra Matteo Lecce. Pace bene, sono Fra Matteo, mi occupo della mensa dei poveri da più di 2 anni a questa parte. Ci troviamo a Foggia, all'interno del giardino del nostro convento intitolato all'Immacolata. Questa struttura è stata iniziata alla fine degli anni 50 e poi ultimata dopo quasi 5-6 anni. Contestualmente alla costruzione di questo convento c'è stata anche la realizzazione della mensa dei poveri. Inizialmente questa esigenza era nata perché c'erano molte persone che venivano a bussare alla porta del nostro convento e per poter far fronte alle esigenze di queste persone che si avvicinavano al nostro convento chiedendo un pasto caldo, i frati, seguendo la tradizione nostra francescana, il nostro carisma al servizio dei poveri, si sono subito adoperati per poterli accogliere in maniera degna. Inizialmente c'era un frate di nome Fra Masseo, proveniente dal convento di San Giovanni Rotondo, un frate che era stato lì di famiglia, che aveva cucinato anche per Padre Pio, un frate che si era messo subito a disposizione nei confronti di questi bisognosi che bussavano alla porta di questo convento, ha iniziato ad accogliere queste persone. Man mano che il numero è aumentato, man mano che le persone sono diventate più numerose, si è pensato bene di costruire questa struttura che contiene una cucina e un refettorio. Buongiorno. Buongiorno, eccoci qua. Allora, questa è la nostra cucina. Abbiamo cercato di utilizzare il meglio che ci fosse sul mercato per poter esprimere al massimo il nostro servizio. Chiaramente durante il periodo della pandemia abbiamo valutato le criticità che c'erano all'interno di questa struttura, abbiamo ristrutturato questo ambiente rendendolo più fruibile, chiaramente sempre seguendo quelli che sono gli aspetti legati alla sicurezza e soprattutto all'igiene e alla sanità. Stanno preparando i pasti per questi nostri poveri. Chiaramente non possiamo accogliere in presenza i fratelli che vengono a bussare alla nostra mensa e per questo motivo, per poter continuare il nostro servizio, anzi questo è iniziato durante il lockdown, abbiamo pensato di preparare sempre il piatto caldo all'interno di questi piatti, all'interno di questi contenitori che poi vengono portati alle persone che si presentano. Vengono preparati ogni giorno, dal lunedì al sabato, almeno un centinaio di pasti, poi chiaramente il numero varia in base alle persone che si avvicinano qui. La domenica no, perché siamo d'intesa con le parrocchie limitrofe, con le varie Caritas parrocchiali e quindi abbiamo un calendario che si segue in maniera tale che le persone non restano mai senza mangiare, non restano mai scoperte, come si dice. Siamo aperti anche il giorno di Natale e il giorno di Pasqua, perché sono 2 giorni particolari che noi frati dedichiamo con molto piacere per queste persone
che magari proprio nei giorni di festa, nei giorni di solennità, restano sole e non hanno un punto di riferimento. Abbiamo in quest'altra zona quella che praticamente dovrebbe essere la sala da pranzo, che attualmente è ferma, quindi anche qui abbiamo cercato di rinnovare, di prendere delle attrezzature adeguate per le nostre esigenze, e quindi abbiamo cercato anche di rendere la zona più luminosa e più accogliente, chiaramente aspettando sempre che possiamo servire i fratelli poveri in presenza. C'è sempre nel vassoio il piatto caldo, poi c'è il secondo, la pietanza, il pane e la bottiglietta dell'acqua. E da quest'altra parte invece, ecco, c'è proprio l'ingresso dove si avvicinano queste persone. E qui, ecco, questo è l'ingresso, abbiamo anche l'ausilio abbiamo anche l'ausilio di una guardia giurata. Queste persone cominciano a venire dalle 11:30 e quindi man mano che prendono il loro vassoio, il loro pasto, vanno via e si aggirano, come ho detto prima, attorno a un numero di 100, quindi ci sono le distribuzioni dei pasti dalle 11:30 fino alle ore 13. Allora, non so se c'è ancora Fra Francesco collegato con noi da Foggia. Eccolo qui, grazie. Allora, Fra Francesco, abbiamo un minuto di tempo. Abbiamo visto questo video di Fra Matteo Lecce, che è responsabile di questa mensa. Ti chiederei, ecco, come si svolgerà la tua giornata a partire dalle 9:30, appena ci salutiamo, e poi ovviamente ci diamo appuntamento ad un'altra volta. Allora, la giornata tipo, ecco, possiamo dire, come avete visto già nel servizio, purtroppo non siamo ancora in grado di poter accogliere nella sala da pranzo questi nostri fratelli, e quindi iniziamo la giornata con la preparazione di tutto l'occorrente, quindi posate, bottigliette d'acqua, yogurt, budini, tutto nelle buste, e poi già da un'oretta c'è il nostro cuoco che salutiamo, ecco. Buongiorno, cioè, grazie. È già iniziato tutti i preparativi, perché più o meno noi prepariamo tra 140 e 150 pasti, quindi c'è bisogno di iniziare prima a preparare, e tra circa un'oretta iniziamo tutti i vari impiattamenti, portiamo avanti una preparazione di un centinaio di pasti e poi continuiamo la linea della preparazione in base all'affluenza che arriva. Qual è il piatto del giorno di oggi, Fra Francesco? Il piatto del giorno? Allora, sì. Il nostro mirabile cuoco Felice ha preparato un ragù bianco, quindi con besciamella e un po' di carne tritata. Ovviamente ci manteniamo sempre sulla carne di manzo, perché chiaramente certo, vengono anche musulmani, quindi dove non possono mangiare il maiale, tutto quanto. Sì, chiaro. Come secondo c'è sempre spezzatino di manzo e contorno di minestrone. Quindi poi diamo anche un po' di frutta, un po' d'uva fresca. Bene. Quindi questo è quello che oggi potremmo dire passa il convento. Giustamente, anche per parafrasare il titolo di una trasmissione di un'altra emittente di TV 2000. Ma sì, a parte le battute, allora Fra Francesco, io ti ringrazio di cuore, ecco, per questo intervento che tu hai voluto, ecco, dedicarci, e abbiamo tolto un po' di tempo ai poveri. Di preghiera, posso? Vai. Ecco, la richiesta che facciamo come mensa è quella di riprendere il prima possibile in presenza. Noi speriamo di riprendere per il giorno di Natale, quindi di poter accogliere di nuovo all'interno dei locali della mensa, per poter condividere sempre insieme i pasti con i poveri, ecco. Bene. Perché seguendo quello che Gesù ci ha detto, date voi stessi da mangiare, e quindi questo significa questa vicinanza, questa prossimità di cui c'è essenziale bisogno. Bene, Fra Francesco, grazie di cuore, grazie per essere stato con noi, per averci accompagnato anche in questa giornata a servizio dei poveri, in vista della giornata mondiale di domani, che a questo tema è particolarmente dedicata. Grazie ancora, buona giornata. Grazie. Buona giornata a voi, faccia bene.